Venerdì e sabato venite a trovarci all'ex tribunale. Vi racconteremo una storia, quello che vogliamo fare di Piazza delle Culture. Questi 2 giorni saranno interamente dedicati all'estro giovanile. Infatti ci sarà un festival della street art. Sulle facciate del tribunale faremo due bei murales. Il primo sarà un totem che raffigurerà l'appartenenza ad una comunità, ad un territorio, ad un quartiere, quindi San Samuele, dove nasce Piazza delle Culture, e il secondo murales sarà un bambino che tirerà una freccia attraverso l'arco ad una TV che trasmette Gomorra, quindi la nuova generazione che rifiuta gli stereotipi dei mass media. Durante l'intera giornata, sia di venerdì e di sabato, all'interno del tribunale poi ci saranno esposizioni di giovani artisti, esposizioni di giovani artigiani, ci saranno proiezioni di film, mostre, e poi all'interno del cortile ci saranno i ragazzi cerignolani che balleranno la breakdance, ci sarà un DJ, insomma, racconteremo la storia di una comunità che vuole impossessarsi del proprio territorio attraverso i giovani. Tutto questo succederà, sì, proprio a Cerignola, quindi venite a trovarci.